Il calciomercato della Pescara, ecco Boben, come anticipato e previsto, tra l'altro sulle colonne del nostro sito www.rete8.it, il difensore sloveno, il centrale sloveno ha detto sì al Pescara e domani sera arriverà in città. Ricordiamo, marcatore puro, classe 94, 191 centimetri, forte di testa, con la Ternana Boben ha collezionato 60 presenze, ha vinto anche il campionato di C, stagione 2020-21, in precedenza due stagioni in B con il Livorno, scadenza 30 giugno 2024, Boben arriverà in prestito secco. Per quanto riguarda le altre trattative, non si sblocca ancora Aloy, beh, davvero una matassa difficile da dipanare evidentemente, perché insomma c'era l'accordo con l'Avellino per il prestito con diritto di riscatto, ballano soltanto 10.000 euro, ma l'ultima parola aspetta la presidente dell'Avellino D'Agostino, che non ha ancora deciso. Non è ancora arrivato neanche Kraja, di cui si è parlato, ormai si sta parlando da circa due settimane, italo-albanese, classe 2000, ex Grosseto, ex Lecco, Palermo, ma di proprietà dell'Atalanta, si attendono novità in tal senso. Per quanto riguarda invece l'attacco, piace non poco Alexis Ferrante, che è stato già di proprietà del Pescara qualche stagione or sono, lo scorso anno 13 gol nel Foggia, di proprietà della Ternana, ma non è, almeno in questo momento, per ora sul mercato, è infatti il primo cambio di Donnarumma, Partipilo e Pettinari. Si parla invece anche di un altro attaccante, l'italo-albanese Dardan Vutai, che lo scorso anno, classe 1995, scuola Genoa lo scorso anno, pensate, 34 gol in altrettante partite con il Novara in Serie D, ha giocato in C con Monopoli e Imolese negli ultimi tre campionati. Vutai ha segnato la bellezza di 72 gol. Per quanto riguarda il trequartista, l'obiettivo è più delicato da non sbagliare, perché il ruolo di un sistema di gioco, il 4-3-1-2, che è non facile da sviluppare, un modulo nel quale il giocatore tra le linee deve garantire due fasi, sono fondamentali infatti gli equilibri, probabilmente non arriverà Curcio del Foggia.